Nella sala Clementina sono presenti i testimoni del Concilio, i padri che vissero da protagonisti l'evento ecclesiale che cambiò il volto della Chiesa nel mondo. Benedetto XVI è uno di loro, condivide la commozione, i ricordi e in molti casi anche l'analisi, ma non rimane prigioniero della nostalgia. Ancora una volta offre una lettura critica del Vaticano II, riflettendo a 50 anni di distanza dall'apertura di quell'assise su una parola controversa usata per interpretare e raccontare il Concilio: aggiornamento. La usò per primo Giovanni XXIII, un'intuizione esatta per l'attuale pontefice, perché in grado di spiegare la perenne attualità di Cristo, l'eterno oggi e la sua presenza nella storia. Per questo, spiega Ratzinger, il cristianesimo è sempre nuovo, un albero sempre giovane, un'attualità e un aggiornamento che non sono in rottura con la tradizione, ma ne esprimono la continua vitalità. Tutto ciò, continua Benedetto XVI, non significa ridurre la fede alla moda dei tempi, al metro di ciò che piace all'opinione pubblica, ma al contrario, portare l'oggi del nostro tempo nell'oggi di Dio. Si può parlare all'uomo contemporaneo, avverte il Papa, solo se si hanno radici profonde. Non ci si può adeguare al momento che passa o al cammino più comodo. La memoria preziosa del Concilio non deve essere fine a se stessa, conclude, ma portare al cuore del messaggio della fede. Cristo, unico salvatore del mondo.